Una delle cose che mi ha sempre destato curiosità è il motivo per cui il bilancio si chiama proprio così, si chiama, ha un nome che assomiglia così tanto al termine bilancio. Ebbene, il motivo per cui il bilancio, che è il principale prospetto informativo dell'azienda, si chiama così, lo dobbiamo alla persona che sta qui alle mie spalle, vestito come vedete da frate. Lui si chiama Luca Pacioli, un signore che ha studiato molte cose, tra cui la matematica, ma anche i sistemi di contabilità. Finché non è arrivato lui, più o meno siamo nella seconda metà del 400, ancora tutti i fatti che riguardavano attività economiche venivano segnati un po' come su un block notice dove io dico ho venduto un panino a Maria oppure ho venduto un cavallo a Antonio. Quindi alla fine dell'anno, quando si andava a tirare le somme, bisognava ripercorrere tutti i fatti che erano collegati a questi eventi economici per capire se il panino era stato pagato oppure il cavallo era stato consegnato e poi saldato da parte di Antonio. Ebbene, Luca Pacioli ebbe la brillante intuizione di dire: se tu fai qualcosa a qualcuno o se dai qualche cosa a qualcuno, se comunque c'è una prestazione, a fronte di questa prestazione devi tenere nota di qualche cosa in cambio, in ritorno. Cioè deve esserci un bilanciamento. Il termine partita doppia è proprio riferito al fatto che se da una parte tu hai da dare qualche cosa a qualcuno, dall'altra parte hai per forza qualcosa da avere. Che oggi ci sembra intuitivo, le partite in dare e in avere costituiscono il funzionamento dei sistemi di partita doppia, ma finché non è arrivato Luca Pacioli da Sansepolcro a spiegare a tutto il mondo un sistema che è tuttora perfettamente in uso e che ci permette di tirare le somme in un attimo alla fine del periodo che vogliamo controllare, ancora eravamo a capire se avevamo riscosso per la vendita del cavallo o del panino. Quindi si chiama bilancio perché tanto ho da dare in termini di obbligazioni, tanto ho da avere in termini di impegni da parte di coloro ai quali io ho fatto una prestazione oppure dato un bene che ha un determinato valore. Quindi Luca Pacioli è il responsabile del termine bilancio, che poi diventa il bilancio di esercizio dell'attività.